ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il Pineto si conferma la prima della classe anche con il Porto d'Ascoli. L'11 Daniela Maulo sbanca il Riviera delle Palme con eloquente 3-1, giunto al termine di una prestazione tutta sostanza. La prima conclusione del Pineto al sesto con Losicco con il pallone che termina di poco sul fondo. È sempre il numero 8 abruzzese ad impegnare poi nella parata a terra testa al 14esimo. 6 minuti dopo il Pineto passa in vantaggio con un'azione personale in giambe che in velocità entra in area, evita testa in uscita e conclude in porta nonostante il tentativo in extremis di Rovinelli. Un minuto dopo Emilia sfiora il raddoppio ma la sua conclusione trova pronto testa alla deviazione in angolo. Il Porto d'Ascoli si vede solo su un calcio di punizione di Napolano deviato dalla barriera in corner. Nella ripresa subito un cambio in casa Porto d'Ascoli con Rossi che al terzo prende il posto di Alessandro. All'11esimo scocca l'ora di Sow che prende il posto di Clerici con Pietro Paolo che sostituisce Evangelisti. 3 minuti dopo Sow non arriva di poco a correggere in rete un cross di Pasqualini. Orange vicino al pari un minuto dopo, prima con Sow, il cui tiro viene respinto da Mercorelli. Poi, sul prosieguo dell'azione, l'estremo difensore abruzzese blocca anche la conclusione centrale di Battista. Al 32esimo è entrato Buonavoglia a spedire sul fondo da due passi e 2 minuti dopo Giambemetti si gira la partita realizzando la sua doppietta personale con una conclusione della distanza che non dà scampo a testa. Ma la giornata di gloria dell'attaccante abruzzese non si ferma qui. Al 38esimo cala il tris con un'azione personale in velocità. Al 41esimo il Porto d'Ascoli accorcia le distanze con Battista il cui tiro cross beffa Mercorelli. È l'ultima emozione del match.